Questa nostra collaborazione scientifica è iniziata con la vibrazione meccanosonora, e i risultati clinici sono stati assolutamente interessanti e hanno portato all'evidenza di una possibilità di uno sviluppo importante per la fisioterapia. Ma per quale fisioterapia? Una fisioterapia attuale che sicuramente permetta di far velocizzare le capacità di recupero dei soggetti che sono affetti da patologia. Ovviamente non si può solo parlare di vibrazione meccanosonora in questa nostra collaborazione, ma si dovrà parlare di tanti altri aspetti, come per esempio l'utilizzo della diatermia capacitivo-resistiva, però con una visione diversa, più avanzata, sicuramente più adeguata alle richieste della popolazione. Altre maniere ve ne saranno. Tutto noi pensiamo debba stare alla base di un processo di sviluppo di una collaborazione che parte da un concetto di eticità della riabilitazione. Quindi cercare di sviluppare la riabilitazione in un'ottica di attualizzazione verso le esigenze, ma soprattutto verso la creazione di un futuro ancora maggiormente racchiuso di efficacia per le persone che hanno bisogno di essere riabilitate.